persone, anche per me la conoscenza delle missioni in Afghanistan si limita a quelle che sono le notizie veicolate dalla stampa, mi sono scoperta piacevolmente coinvolta in una lettura in grado di offrire la visione di un mondo grazie all'efficacia dello stile del capitano, una scrittura, così come ha detto anche il professor Lisanti, evocativa, una scrittura che è quasi per immagini, diventa improvvisamente vicino. E ti ritrovi davanti ad uno dei ministeri afghani ad osservare gesti che se per l'ufficiale erano azioni di routine, per il lettore diventano invece delle azioni avvincenti. All'interno di questo baule, noi militari, quindi anch'io, custodiamo tutte le nostre attrezzi del mestiere. Quindi gli attrezzi del mestiere per un militare sono il giubbetto antiproiettile, la maschera NPC, il metto, il fucile mitragliatore, e all'interno di questo mio baule avevo messo anche il mio diario. L'avevo messo lì perché era qualcosa che mi apparteneva e che in qualche modo mi avrebbe dato fastidio condividere le mie emozioni, quello che c'era scritto con altre persone. Arrivo in Italia, arrivo nei miei bagagli e, come di tradizione, ogni volta che io partivo e poi rientravo, mia moglie mi aiutava alla partenza a fare i bagagli e al ritorno a disfarli. Era quasi un modo di recuperare il tempo che eravamo stati lontani. E apro la camera della mia porta, mi vedo in caserma e vedo Elena, mia moglie, seduta sul letto con il mio diario. Ma lì per lì mi sono un po' arrabbiato perché, come dicevo, non avrei permesso mai a nessuno di condividere anche quelle debolezze che io avevo scritto all'interno di quel diario.